Buongiorno a tutti, oggi è il 26 settembre 2019, siamo qui in Alessandria, esattamente in via Vocchieri, alla sede della Camera di Commercio. Professore Piero, ciao. Beh, siamo qui per un avvenimento che arricchisce, diciamo, l'offerta formativa universitaria di Alessandria con l'apertura di queste nuove due, anzi questa sede d'esame che è legata a due università telematiche, una già molto presente sul territorio italiano che è la Pegaso, che ha come dire, un parterre di lauree abbastanza consolidato e anche di master, e l'altra è questa università Mercatorum, che è un'università telematica anch'essa, che è gestita e organizzata dall'Unione Camere di Commercio nazionale italiana. Naturalmente, chi è che ha avuto diciamo, l'iniziativa di portare in Alessandria queste due università come sede d'esame? Naturalmente, perché l'università telematica è chiaro che il curriculum e gli esami vengono svolti anche attraverso appunto la rete online. Diciamo, grazie all'intervento e all'iniziativa del CESU, Centro Studi Scolastici Alessandria, e in particolare di Emanuele Locci e Alessio Abbinante, abbiamo questa occasione che adesso si sta manifestando in questo incontro di presentazione qui nella sala, dove sono presenti anche molte autorità. Per quanto riguarda questa iniziativa, riteniamo che sia molto lodevole, sia per gli studenti, sia per la cultura generale del territorio. Quindi noi siamo veramente felici di partecipare a questo convegno, dove si parlerà appunto di possibilità per gli studenti di accedere a questi corsi, che porterà sicuramente un beneficio, porteranno dei benefici a tutto il mondo scolastico. Sì, è culturale della città. Ecco, qui sono i manifesti di informazione. C'è un paniere di offerte anche dei master molto interessanti. Questi sono i libri, i cataloghi. La brochure. E cataloghi di Va bene. avviciniamoci un attimo. Ci sono diversi punti sui quali possiamo focalizzare l'attenzione per quanto riguarda il mondo universitario. Partirei proprio dal fatto che città e università sono un binomio che viaggiano insieme. A volte lo fanno in maniera palese, pensiamo ad esempio alla presenza di giovani universitari all'interno di grandi città metropolitane, ad esempio New York. Altre volte invece lo fanno in una maniera un pochino più timida, un po' più sottaciuta. Penso ad esempio ai college che ci sono, per esempio, nel mondo anglosassone. Va Ma bene, a questo l'università punto chiudiamo il collegamento e salutiamo tutti i nostri amici. un campo di Arrivederci. saperi, di risorse e di capitale.